Ciao a tutti e bentornati su Dragon Age 2. La scorsa puntata è finita con un po' di tragedie familiari nella casa dello zio Gamlen, e invece adesso siamo pronti ad andare avanti con le missioni. Selezioniamo il nostro party, inizierei subito dal nostro fratello brontolone Carver. Lascerei Avelyn perché starà lavorando anche con insomma, i suoi colleghi con la guardia cittadina. Prendiamo solito il nostro immancabile e inseparabile compagno Warrick e proviamo Anders, conferma. In particolare oggi voglio fare la chain di quest Inganno, che inizia proprio al di fuori della casa dello zio Gamlen nella città inferiore di notte. Never a shortage of idiots who think they can take the streets in the dark, but good reward in getting rid of them. Prima di andare avanti dobbiamo mettere i punti che hanno livellato tutti, ma ancora prima voglio respeccare il nostro nuovo acquisto Anders, come faccio sempre con tutti i nuovi personaggi. Quindi mettiamo lì l'abilità, respecchiamo e vediamo un po'. Lui è un maghetto e quindi, come la mia maghetta, ha tutti i punti in magia. Poi più avanti gli metteremo qualcosa in volontà per aumentargli il mana, ma per adesso no. Purtroppo le sue abilità principali non si possono ancora prendere, ma gliele prenderemo dal prossimo livello, quindi magari conserviamo un punticino così poi questi due li potremo prendere a livello 7. Prenderei subito la cura con tanto di potenziamento, perché lui è principalmente healer e quella serve. Sarebbe carino prendere Prigione Frantumante. È un potere che adoro in Dragon Age Origins. Devo ammettere che qua non mi fa impazzire, quindi non saprei. Non saprei se provare a prenderlo lo stesso o andare di elementale, ma no, sarò monotona. Andiamo di elementale, va. Palla di fuoco, tempesta di fuoco, piromanzia. Lasciamo l'ultimo punto per il prossimo livello, conferma e indietro. Darcy, magia, conferma. E anche lei piromanzia, conferma. Forza su Carver, conferma. E direi colpo mortale potenziato. Destrezza sul nostro amico Warrick. E andiamo avanti con tiro immobilizzante rapido, conferma. Lui ha ancora un punto. Ah, vabbè, solito perché non possiamo ancora prendere anche lui il livello dopo, dai. Siamo pronti. Andiamo a cercare Anso. Well, you're better off here than in the refugee camps. Ecco Anso. Are you Anso? Ah! Sweet mother of Parth. You can't just run up on someone like that. Are you the human Nathaniel told me about? The one looking for work? Aspettavi qualcun altro? Did you think I was going to attack you? Oh, no. All right. Hope not. Anyhow, my apologies, human. I haven't been on the surface very long. I keep thinking I'll fall up into that sky any minute. Bartrand used to be like that. Got jumpy every time he stepped outside. I'd pay to see that. But I digress. I need some help, rather badly, in fact. Some product of mine has been misplaced. The men who were supposed to deliver it decided not to. If you retrieve my property, I could reward you handsomely. Ma che genere di merce? Just what did these men steal? Did I say steal? I don't know if I would go that far. They seemed like perfectly reasonable smugglers. They smiled and everything. The goods are valuable, however, and illegal. And my client wants them very, very badly. You know how these Templars can be. In Dragon Age Origins, Alistar spiega un po', come funzionano, tra virgolette, i templari, perché per poter fronteggiare i poteri dei maghi, i templari stessi devono accingere a dei poteri particolari e per poterne usufruire devono farsi, diciamo, di Lirium. Lirium è la sostanza che utilizzano i maghi per recuperare mana e viene, scavata dai nani nelle grotte delle loro città. Lo fanno i nani perché sono resistenti alla tossicità dell'Ilium e quindi, infatti, scusate, i nani non possono essere maghi. I Templari, però, a furia di utilizzare l'Ilium, ne diventano
diciamo, drogati letteralmente, e quindi è nato un vero e proprio mercato nero di lirium, contrabbando, eccetera, eccetera. Infatti anche in Dragon Age Origins ti capita che ti chiedano di partecipare al contrabbando, di aiutare. Non è comunque una cosa bella. Si tratta di lirium. You're smuggling lirium to the Templars. Of course he is. That's just bloody great. Shh! By the paragons, not so loudly! My word. I'm not cut out for this. I should have taken that job sweeping staples like mother insisted. Dai, ci penso io. I'll get it back for you. Must we? Oh, thank goodness. The gentlemen conduct their business at night in a little hovel within the alienage. If you have to kill them, then I guess it can't be avoided. But I'm sure they'll be reasonable. E Carver non apprezza. Mi spiace, Carver. Lo so che tu sei un personaggio retto, non ti piacciono certe cose, però questa missione sa da fare. Fidati, sa da fare. Eccoci nell'enclave degli elfi. In questo mondo gli elfi un tempo erano tutti schiavi degli umani e anche una volta terminato il periodo di schiavitù hanno continuato a essere visti come esseri inferiori, diciamo, e hanno preso l'abitudine tendenzialmente di vivere in queste specie di ghetti nelle varie città, e in particolare questa è l'enclave di Kirkwall, che è decisamente più piccola di quella che avevamo visto di Daenerys, però alla fine a livello di trama non è che ci serva più di tanto che sia grande. Quindi entriamo nella casa abbandonata. Ci ritroviamo in una piccola stanza con due sole porte, e chissà cosa troveremo. Everyone stay still and try not to make any loud noises. Vai Varric, disattiva la trappola. Piece of cake. Prima entriamo in questa stanza dove non c'è niente, sono una cassa con una sciarpa consumata dalle tarme. Sexy. E invece chissà cosa ci sarà mai dietro questa porta. Oh, non l'avrei mai detto. Someone must have tipped them off. Anso's goods are probably in that chest. E noi andiamo a aprirla. Anzi, prima lootiamo un po' di cadaveri, che fa sempre bene. Prendi tutto. Vediamo un po' cosa c'è nella chest. E non c'è nulla. It's empty. Waste of bloody time. Who put us up to this? I guess we have no choice but to go back to Anso and tell him. Ed è esattamente quello che faremo. That's not the elf. Who is that? It doesn't matter. We were told to kill whoever enters the house. Sopravvissuti all'imboscata, andiamo a cercare Anso. O forse no. I don't know who you are, friend, but you made a serious mistake coming here. Lieutenant, I want everyone in the clearing, now! Captain! Your men are dead, and your trap has failed. I suggest running back to your master while you can. You're going nowhere, slave! Baba Bia! I am not a slave. I apologize. When I asked Anso to provide a distraction for the hunters, I had no idea they'd be so numerous. Yvette, contieniti, contieniti! Ok, non è stato un problema. Don't worry. We do this sort of thing often. Impressive. My name is Fenris. These men were Imperial bounty hunters seeking to recover a Magister's lost property. Namely myself.
They were trying to lure me into the open. Crude as their methods were, I could not face them alone. Thankfully, Anso chose wisely. Oh sì, Anso va proprio ringraziato, va proprio ringraziato. Indaga. Non esiste alcun lavoro? Everything Anso said was a lie, then. Not everything. Your employer was simply not who you believed. E mai io fui più felice di ciò. Perché affrontarli? If you couldn't fight them, why not just run? There comes a time when you must stop running, when you turn and face the tiger. Oh, vabbè. Sei uno schiavo fuggitivo, quindi. That seems like a lot of effort to find one slave. It is. Decisamente non sei uno schiavo qualsiasi. Does this have something to do with those markings? Yes. I imagine I must look strange to you. I did not receive these markings by choice. Even so, they have served me well. Without them, I would still be a slave. Sì, mi sembri decisamente strano, ma non per i motivi che pensi tu. Ora è tutto chiaro. Anso's job did seem a little too easy. Perhaps the deception was unnecessary. If so, I'm sorry. I've become too accustomed to hiding. If I may ask, what was in the chest, the one they kept in the house? It was empty. I suppose it was too much to hope for. Even so, I had to know. Cosa pensavi contenesse? You were expecting something else. I was, but I shouldn't have. It was bait. Nothing more. Tutto qui? All that for an empty chest? No, there's more. It's as I thought. My former master accompanied them to the city. I know you have questions, but I must confront him before he flees. I will need your help. Ma farei tutto quello che vuoi. Affrontarlo? It sounds like you intend to do more than just talk. Daenerys wants to strip the flesh from my bones, and has sent so many hunters that I've lost count. And before that, he kept me on a leash like a Qunari mage, a personal pet to mock Qunari custom. Ouch. So, yes, I intend to do more than just talk. Mamma mia! Fammi strada, ti seguo ovunque! Looks like it's going to be a long night. I will find a way to repay you. I swear it. The Magister is staying at a mansion in Hightown. Meet me there as soon as you can. We must enter before morning. Tesoro mio, so io come mi puoi ripagare. Va bene. Non so se forse l'avete capito, ma è appena comparso il mio personaggio preferito di tutto il videogioco, ovvero Fenris. È veramente, veramente, veramente un personaggio fighissimo, quindi... D'ora in poi ricomincerò con i miei gridolini come succedeva con Dragon Age Origins, chiedo scusa, ma non ne posso fare a meno. Quindi sì, lui sarà il mio futuro fidanzato, anche se sarà molto travagliata la storia perché è un personaggio tenebroso, ma è fantastico. Tra l'altro appunto, chi ha seguito i miei video di Dragon Age Origins sa quanto io ami la follia Alistair. E quindi se si aspetta qualcosa di simile da Fenris, se lo deve assolutamente togliere dalla testa, perché Fenris è un personaggio completamente diverso. E per questo mi piace tantissimissimo. Ok, mi ricompongo, cerco di non gridare più. Solo qualche piccola spiegazione riguardo il Tevinter e i Qunari. Sono due popolazioni diverse, diciamo, rispetto a quelle che abitano il Ferelden e le Free Marches, dove siamo noi, e Kirkwall. Nell'impero del Tevinter, che adesso in realtà è molto ridotto rispetto a quanto fosse una volta, i maghi hanno preso il sopravvento, a differenza appunto del resto del mondo, dove i maghi vengono tenuti sotto controllo nei circoli. Nell'impero del Tevinter i maghi sono i veri, diciamo, padroni. I magister, come il maestro di Fenris, sono dei maghi molto potenti, credo praticamente sempre siano dei maghi del sangue, quindi accingono a poteri oscuri e sono delle persone molto poco fidate. E purtroppo nel Tevinter c'è ancora l'uso della schiavitù, infatti anche in Dragon Age Origins si ha spesso a che fare con schiavisti Tevinter. Per quanto riguarda i Qunari invece, sono una razza di
principalmente guerrieri enormi, nerboruti, cornuti, che seguono tutta una filosofia particolare che si chiama il Kyun. Ma per quanto riguarda i Kunari, approfondiremo di più nelle prossime puntate, perché tanto ci sarà una serie di quest che li coinvolge proprio in questo gioco. In Dragon Age Origins avevamo nel party un Kunari che era Sten, però il suo aspetto era più normale. Da Dragon Age 2 li hanno resi più, appunto, demoniaci con queste corna e tutto. Il motivo non lo so, ma comunque. Adesso dobbiamo raggiungere Ferrins nella città alta, alla magione del suo padrone. Quindi, Hightown, città superiore, quest inganno. No one has left the mansion, but I've heard nothing within. Daenerys may know we're here. I wouldn't put it past him. Ma chi è esattamente? I could stand to know a little more about this Daenerys. He is a magister of the Tevinter Imperium. Oh, is that all? Nothing to worry about then. There, he is a wealthy mage with great influence. Here, he is but a man who sweats like any other when death comes for him. Dobbiamo stare attenti. He may have prepared some magical defenses. They will not keep me from him. Visto che ci portiamo Ferris come compagno di squadra, lasciamo fuori Anders perché, essendo un altro mago, è meglio evitare, e quindi Calb e Barry. Daenerys! Everyone stay still and try not to make any loud noises. Ok, trappola. We're good to go. Mostri a bizzeffe. Demoni, demoni, demoni. Demoni, demoni e ancora demoni. Now you fall. He sends spirits to do his fighting for him. Daenerys, can you hear me? Your pets cannot stop us. Bello incazzoso, mi piace. Pulita la casa, ci ritroviamo davanti alla stanza principale, vediamo se c'è Daenerys. That should do it. E invece ci sono altri demoni. Gone. I had hoped. No, it doesn't matter any longer. Poverino. I assume Daenerys left valuables behind. Take them if you wish. I need some air. No, non te ne andare. Vabbè, noi ci prendiamo gli oggetti nel frattempo, l'ha detto lui. Cappuccio del signore degli schiavisti. Penso che sarebbe contento vedermelo utilizzare. Uffa. Andiamo fuori a cercarlo. It never ends. I escaped a land of dark magic, only to have it hunt me at every turn. It is a plague burned into my flesh and my soul. And now I find myself in the company of yet another mage. I saw you casting spells inside. I should have realized sooner what you really were. Tell me then, what manner of mage are you? What is it that you seek? Scoprilo da solo. You want me to tell you and spoil all the fun? You are skilled. I know that much. If you have a problem with my sister, you have a problem with me. I imagine I appear ungrateful. If so, I apologize, for nothing could be further from the truth. I did not find Daenerys, but I still owe you a debt. Here is all the coin I have, as Anso promised. Should you find yourself in need of assistance, I would gladly render it. So io come potresti aiutarmi, ma sto diventando ripetitiva. Perché Daenerys ti cerca? Your old master must want something more than just a runaway slave. He doesn't want me at all, just the markings on my skin. They are lyrium, burned into my flesh to provide the power that Daenerys required of his pet. And now, he wishes his precious investment returned, even if he must rip it from my corpse.
Ebbene, come vi ho già accennato, lui è il personaggio in cui io sono interessata e quindi in questo caso premiamo l'opzione flirt con tutta la potenza possibile. Sarebbe un peccato. Seems like a waste of a perfectly handsome elf. Che carino. The truth is, I know nothing of the ritual that placed these markings on me. It was Daenerys's choice, one he now regrets. Cosa sai fare? I've seen some of your abilities. Do they come from those markings? Some. All I know is that even in the Imperium, warriors such as myself are rare. Perhaps they believe I should feel honored. I cacciatori torneranno. Do you think your master will keep chasing you? He is too proud not to. Perhaps one day the hunt will cost him more than he is willing to pay. But I doubt that matters any longer. Ma quindi aiuteresti un mago? You didn't seem all that thrilled with me a moment ago. You are not Daenerys. Whether you are anything like him remains to be seen. E collaborerai anche con altri maghi? Are you going to have a problem with my companions? I will watch them carefully if we travel together. I can promise no more. Potresti tornarmi decisamente utile. I'm planning an expedition I might need help with. Fair enough. Should you ever have need of me, I will be here. If Daenerys wishes his mansion back, he is free to return and claim it. Beyond that, I am at your disposal. Evviva! Prendiamocelo di nuovo subito in parti. Conferma. Purtroppo i punti rivalità con lui non si possono evitare in quanto siamo maghi, quindi lui è diffidente, ma vedrai che poi ti sistemo io, Fenris. Abbiamo livellato tutti, quindi direi che mettiamo i punti, ma lui al solito prima lo rispecchiamo in quanto nuova recluta. Selezioniamolo, utilizziamo l'abilità e adesso. Caratteristiche. In quanto elfo è un po' meno resistente degli umani, quindi 3 punti in costituzione li metto, al solito resto in forza. Ferris è un guerriero molto molto forte e a prescindere dal mio amore nei suoi confronti, lo tengo quasi sempre in party perché appunto spacca veramente i culi. A parte può capitare che per qualche missione non lo prenderò perché magari dovrò aiutare i maghi, poi lui brontola, si lamenta, perdo punti, quindi al solito lo lascerò fuori, ma per il resto lo prenderò. Gli prendiamo subito la sua abilità principale, che è Fantasma di Lirium, che è veramente bella. Proprio grazie ai tatuaggi che ha addosso diventa evanescente, colpisce a manetta, veramente figo questa abilità. E per il resto andrò di armi secondarie, ma armi a due mani come Carver. La nostra Darcy guadagna magia e finalmente può sbloccare una delle specializzazioni che sono guaritore spirituale, mago del sangue e mago della forza. Mago della forza l'ho provato e devo dire che non mi ha detto niente, quindi per adesso lo eviterei. Mago del sangue, io odio la magia del sangue, quindi anche no. Andiamo su guaritore spirituale, anche perché comunque la voglio fare healer, quindi conferma. Però per adesso non prendiamo nessuna abilità perché voglio prima finire di potenziare i poteri, almeno la palla di fuoco e l'apocalisse e la tempesta di fuoco, perché sono forti. Lui destrezza, finalmente anche lui possiamo prendere l'abilità personale, gli prendiamo trio in rima e poi gli potenziamo bianca. Il nostro fratellone Carver sempre forza e direi turbine, conferma. Finito il livellaggio, adesso potremo finalmente andare avanti con le quest e asfaltare tutto, perché ripeto, Fenris è veramente molto forte, ma prima torniamo a casa sua che ci sarà un po' da chiacchierare. Come vedete, appena entrati in casa, sulla sua testa è comparsa la freccia perché abbiamo una quest legata a lui, infatti compagno. Fenris è stato reclutato. Trova Fenris, vive nella tenuta abbandonata di Daenerys nella città superiore. È un personaggio veramente molto interessante, a parte il mio morirgli dietro, è comunque una storia anche straziante, comunque schiavo, seviziato, eccetera, eccetera. E poi è anche molto bello, tra l'altro
In Dragon Age Origins adoravo gli elfi, li trovo veramente belli. Non so perché in Dragon Age 2 li hanno fatti bruttissimi, c'è la grafica veramente brutta. Però, per fortuna, l'unico elfo del gruppo è Gnocco. E quindi sono contenta così, senza parlare della sua voce. Devo dire che per quanto ami il personaggio, il 90% fa la voce. L'attore Gideon Emery ha una voce pazzesca. È famoso soprattutto per aver doppiato tanti videogiochi, come anche sembra Battlefield 3, Diablo 3. E ha anche fatto parte in alcuni telefilm, tra cui ad esempio Deucalion in Teen Wolf, che è un personaggio fighissimo. E veramente quell'attore è pazzesco, mi piace tantissimo. Quindi non so se hai capito, Ferris mi piace. Comunque, a parte decantare le sue qualità, direi che possiamo andare avanti e parlargli. Egregio Pavali. There are 6 bottles in the cellar. Daenerys used to have me pour it for his guests. My appearance intimidated them, he said, which he enjoyed. Ma mi piace il tuo aspetto. I can't imagine why they would be put off. You say what's on your mind, I'll give you that. It's good I can still take pleasure in the small things. Che spreco. You could have offered me a glass first, you know. There's more, if you're really interested. Perish the thought. How else would you redecorate the walls? I've wanted to leave my past behind me, but it won't stay there. Tell me, have you never wanted to return to Ferelden? Ci ho pensato. I grew up in Ferelden. It will always be my home. The blight is over. You could rebuild what you lost. Do you truly not want to? Ma la mia famiglia è qui. My mother came from Kirkwall. Our heritage is here. Having a place where you can put down roots. I understand. Still, to have the option must be gratifying. Intendi restare a Kirkwall? Do you intend to keep living here? I haven't decided. For now, it's as good as any other place. I would return to Zaharon if I could, but there is no life for me there. Zaharon? Is that where you're from? So I've been told. Davvero non ricordi? Were you very young when you left then? Perhaps. Dov'è Daenerys ora? You could track your former master down, I assume. I imagine he has returned to Minrathus, though I dare not go near the city while he is alive. No, it is better to wait for him to leave his fortress, fight from a fortified position. I do not expect your help when that day comes, but I would not turn it aside. Ma certo che ti aiuterò. Che domande! Da quant'è che sei in fuga? You've been on the run a long time, then. 3 years now. Daenerys has a way of finding me. Perhaps it is the markings. Whatever the means, it never takes him long to follow. This is the first time I've given him reason to pause. I suppose there are advantages in numbers. Sei sempre stato solo? Haven't you sought help before? Hirelings, when I could steal the coin. Never anyone of substance. Until you. Daenerys will not give up, however. I await his return. Ne sei sicuro? What if he does give up? What then? Then I go to him. I will not live with a wolf on my back. Un buon piano. Sounds like the right idea to me. If it comes to that, I doubt it will. Potresti stabilirti qui. Maybe it's just me, but it sounds like you want to stick around. I could see myself staying, for the right reasons. I should thank you again for helping me against the hunters. Yes, you should. Had I known Anso would find me a woman so capable, I might have asked him to look sooner. Adulatore. You sound like you're about to ask for a loan. Well, this mansion does require some upkeep. Perhaps I'll practice my flattery for your next visit. With any luck, I'll become better at it. Paris amicizia 20, e vai! Comunque, maledetta BioWare, che continua a assumere attori con certe voci sexy, mi creano personaggi così belli e mi mettono pure le musichette romantiche quando ci parlo, maledetti!
Va bene, mi fermo. Direi che chiudo qui questa puntata. Vi ringrazio per essere stati con me e vi faccio i complimenti se avete resistito fino alla fine nonostante i miei gridolini. E vi saluto alla prossima puntata, dove andremo avanti e conosceremo altri nuovi personaggi che ci aiuteranno per il resto dell'avventura. Alla prossima, ciao ciao!